17 organi trapiantati su 13 pazienti è il record italiano realizzato all'azienda ospedale Università di Padova, dove 15 equip con oltre 150 operatori hanno lavorato per oltre 48 ore di seguito. Abbiamo per realizzare questo record utilizzato ben 150 operatori, 15 equip medico-chirurgiche. Siamo tra le prime, in alcuni settori i primi e in altri tra le primi realtà ospedaliere che fanno trapianti in base appunto alla tipologia d'organo che viene trapiantato. Un grande sforzo collettivo reso possibile dalle famiglie dei donatori che hanno dato l'assenso per l'espianto degli organi, un grande gesto di solidarietà, ma anche dalla professionalità di tutto il personale impiegato, tra medici, infermieri, operatori sociosanitari, SUAM 118, personale di laboratorio e tecnici, una lotta contro il tempo che ha permesso di salvare molte vite. Un vantaggio che c'è in questi ultimi tempi è quello del poter conservare l'organo con macchine di perfusione che aumenta un po' appunto il tempo per cui noi possiamo conservarlo. 6 reni, 4 fegati, 6 polmoni e un cuore trapiantati praticamente in contemporanea, con Padova che si conferma centro di riferimento nazionale per i trapianti nonostante le difficoltà di reperire i donatori. Oggi i donatori vanno incontro a morte cerebrale per cause emorragiche o post-ischemiche e naturalmente hanno dei fattori di rischio. Diabete piuttosto che ipertensione, che se non impattano negativamente gli altri organi, quali rene, fegato, polmone, impattano negativamente il cuore.